In collegamento telefonico con la Twin Sebastiani abbiamo coach Alfredo Minora della Siva Virtus Porto San Giorgio. Allora, coach, prima di tutto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, una partita combattuta, visto il risultato 74-63, si sta parlando del pedaso contro la Siva Virtus Porto San Giorgio che avete giocato fuori casa. Sì, è una partita punto punto, i primi 2 quarti giocata a punteggio basso, molto tattico, potevamo giocare meglio. Dopodiché siamo tornati nei spogliatoi e abbiamo cercato di alzare la difesa, infatti abbiamo giocato un pochettino meglio in difesa e in attacco e siamo stati sempre in punteggio, sempre diciamo, un vantaggio loro pari o qualche punto sotto noi, però insomma è stata una partita equilibrata, decisa da qualche scelta un po' sbagliata in attacco e quindi niente, non sono contentissimo per queste 2 partite, come è finita la stagione prima di Natale, lo spero di poter lavorare durante il periodo natalizio per recuperare delle forze mentali, tecniche. Avete fatto lo stesso risultato perché l'andata avete vinto per 72-67, invece il ritorno avete perso per 74-63, quindi in un certo senso siete equilibrate tutte e due come squadre. Sì, siamo equilibrati, però c'è da dire che Pedaso gioca da tanto tempo insieme rispetto a noi, quindi paghiamo un pochettino lo scotto di quest'annata che da poco che giochiamo insieme, quindi c'è da dire che Pedaso sono diversi anni che ha dei giocatori molto interessanti, che giocano insieme tra di loro, giocatori che piacciono veramente anche tanto a me come giocatori. Quindi noi stiamo pagando lo scotto di essere una squadra, tra virgolette, nuova, mista di giovani e con 2 ragazzi americani. Quindi la no, poco continuità la devo anche a questo, perché è una squadra che gioca insieme da poco. Poi purtroppo abbiamo avuto questa settimana altri problemi di allenamento, però ecco, non ci piangiamo addosso. Pedaso è una squadra più rodata in questo momento di noi, giocando insieme da diverso tempo, però ecco, spero, anzi credo e voglio, soprattutto dobbiamo farlo, cercarci in queste feste di poterci allenare duro, cercare di fare le cose di cui non siamo pronti per rimediare, perché dall'anno che verrà subito avremo un trittico molto interessante dove si giudicherà, dove si renderà che squadra siamo e con a che peso siamo collegati, insomma. Ho capito, venite da 2 sconfitte, 2 partite, 2 sconfitte, mantenete ancora le prime posizioni, prossima partita è dopo Natale contro un'altra squadra, bella tosta, il Pesarum 2000 Basket. Certo, come ti dicevo prima, veniamo da 6 partite e poi ne perdiamo 2, quindi un po' di continuità anche nel lavoro, io so cosa serve alla mia squadra, sai quando poi non ti alleni con vigore, non ti alleni con le persone, magari questo risultato è discontinuo, poi ripeto, quando una squadra è nuova gli equilibri sono un po' labili, per questo vorrei lavorare a Natale per poi ritrovarmi a gennaio con queste squadre e cercare di vincere con queste squadre, perché per vincere con queste squadre che dove hanno un equilibrio, dove hanno un'organizzazione approvata da diversi anni, devi avere un contesto mentale, tecnico e fisico rodato, quindi lo puoi fare solo in allenamento e cercando di fare gruppo, insomma. Ok, grazie coach. Allora la redazione della Twin Sebastiani, auguro a lei e a tutta la squadra e a famiglia un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie, grazie a voi, auguro a tutti voi un buon Natale e a tutti gli allenatori e i giocatori del girone. Grazie tanto.